Allora, iniziamo che io non ho ancora visto il film e quindi è doveroso questo inizio. Allora, io spero di non sobbalzare in aria per tutte le cose che magari fanno di casini. Spero di non chiudere gli occhi da quanto potrebbe essere brutto il film. E neanche che mi concentri troppo sui popcorn. Quindi io spero sia lo Star Wars che ci aspettiamo. Adesso ci sembro un filosofo del cinema, non sono nessuno, quindi. Ok, va bene. Prima facciamo un po' di antologia. Star Wars è un mito innanzitutto. Perché è innanzitutto, forse lo saprete, ci sono tantissimi fan sfegatati, infatti tramite queste immagini riportate da un sito segretissimo chiamato Google Immagini, forse riuscirete a capire un po' la grandezza del fanatismo per Star Wars. Comunque Star Wars, davvero parlare di Star Wars poco è davvero come parlare del mondo umano e della storia umana in poco, e non è un paragone azzardato, perché se parliamo già solo di una trilogia mettiamo davvero un'ora. Comunque, molte persone forse hanno inteso male quello che penso di Star Wars dal video Cinefollie 5K Star Wars, in cui lo massacravo come se non ci fosse un domani. Ebbene no, vi consiglio di andare a vedere il video fatto da Cinefollie, perché quello spiega cosa bisognava fare. Bisognava in pratica distruggere una cosa che gli si piaceva, e appunto Star Wars è una cosa che mi piace, mi sono piaciuti tutti, anche se l'attacco dei cloni non è molto bello, però comunque è fantastico. Poi tutti gli Star Wars hanno qualcosa dalla loro, infatti sfido chiunque, anzi lo dico ora, chi non vuole una spada laser in questo momento alzi la mano. Lo vedete? Lo vedete? Quindi appunto Star Wars, però Star Wars è davvero una cosa che ha fanatismo e ha dalla sua, perché se non sarebbero state per questo, per queste grandissime cose, non ci sarebbe stato veramente il fascino che c'è dietro a Star Wars, cioè le musiche. Adesso vi faccio ascoltare tre brani. Come on.
si è notato che è quello mio preferito, il secondo. Comunque parliamo un po' anche di questo Star Wars. Allora, iniziamo parlando che l'hype era assurdo. Tutti erano dei fan sfegatati di questo film già prima che uscisse, e qualcuno diceva anche che se non sarebbe stato quello che era, poteva anche abbandonare tutta la sua collezione di DVD. In realtà è una cosa che mi sono inventata sul momento, ma facciamo finta che l'hanno detta. Comunque, questo film ha lasciato oltre tantissimi trailer, che è da novembre 2014, quindi spieghiamoci un po' quello che hanno fatto per questo Star Wars. Oltre che, ecco, questa la devo dire, è dal 83 che non si vede, ecco questa piccola curiosità, è dall'83 e quest'anno è il 2015, voi lo vedrete nel 2016, ma è il 2015 quando registro il video, che esiste un film di Star Wars senza Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, tra l'altro, personaggio odiatissimo dai fan, odiatissimo da me, odiatissimo da chiunque, e amati tranne Lucas, che è l'unico, che tra l'altro è il responsabile di Star Wars, nel caso non lo sapete, che è l'unico che lo adora. E infatti J.J. Abrams, io non sono stato attento, qualcuno dice che l'hanno messo come scheletro, io non sono stato attento, forse sono stato io. Comunque, appunto, ci ricolleghiamo, J.J. Abrams come regista, appunto, è uno che è ultra fanatissimo di, appunto, Star Wars, Star Trek, e anche è stato anche regista di Mission Impossible 3 e degli altri, e dei due film di Star Trek. Non so se farà anche Star Trek Beyond, sono ignorante. E comunque farà quello che ha fatto Lucas. Infatti questo è il primo film di Star Wars non sceneggiato da Lucas, che comunque ha le pretese di due film. Uno può essere inteso come un paragone più positivo che negativo, l'altro invece può essere inteso come paragone più negativo che positivo. Sto parlando di Una nuova speranza e Una minaccia fantasma. Però c'è da dire, questo film assomiglia più a Una minaccia fantasma, non per la qualità, il film mi è piaciuto, infatti poi vedrete il pagellino. Scusate. Però non è autoconclusivo. Cioè, noi non sappiamo che questo film continuerà. Non lo sappiamo. Questo è Star Wars. Non è mai esistito un film di Star Wars. Ebbene, te ti dici, ma perché questo finale? Infatti è una cosa giusta. Anche Una minaccia fantasma aveva un finale che, oltre a contenere Duel of the Fates, comunque non era autoconclusivo, mentre invece episodio 4 poteva essere inteso come autoconclusivo. E comunque questo film, io pretendevo da questo film, ed ero curioso di vedere questo film, per due motivi. Uno, si è rivelato, oltre che ero piuttosto sospettoso, si è rivelato che forse che non c'era, e l'altro, per fortuna, non è stato fatto.
per fortuna, perché era negativo. Cioè, uno era la presenza di Yoda, ma era morto nel sesto film, però si poteva mettere come spettro vagante, un po' come alla Obi-Wan Kenobi. Invece no. Invece no, ma io spero ci sia in episodio 8 e 9. Ah, tra l'altro, episodio 9 o 8 è diretto dallo stesso regista di Jurassic World. Jurassic World, registicamente parlando, non ci ho fatto caso perché è l'unico dal cinema con amore in cui non ho messo un pagellino. E qual è l'altra cosa? L'altra cosa era il fatto che Luke non fosse Kylo Ren. Sì, lo so, avevano detto molte volte, però era un altro tizio, queste cose qui. E poi l'avete, e poi spoiler, era il figlio di Han Solo. Cioè, voi state scherzando? Cioè, un cattivo che dovrebbe essere equivalente a Darth Vader, e che poi in pratica, quando si toglie la maschera, perde la sua serietà. Cioè, te lo immagini un settantenne che è proprio un duro, che ha tutti i segni della vecchiaia sulla faccia, ed è un attore che, se lo fai fare Sheldon in The Big Bang Theory, lui te lo fa uguale. Cioè, e comunque, appunto, il fatto di farlo figlio di Han Solo, cioè, e poi, boh, non so, non è una delusione più che altro, perché comunque aspettarsi un film di Star Wars, che comunque rievoca i temi degli altri Star Wars, quelli lì dei vecchi tempi, cioè episodio 4, 5, 6, che qui devo fare un appunto, episodio 4, 5, 6 sono stati fatti cronologicamente prima di episodio 1, 2 e 3, e episodio 1, 2 e 3 sono antologicamente prima di episodio 4, 5, 6. E 7 è dopo tutti questi, in tutti e due i casi, sia cronologicamente parlando che antologicamente parlando. Non so se mi sono spiegato, ma tanto dovete andarvi solo a cercare Star Wars Saga. A proposito, andatevi a cercare su Google A Long Time, forse quando caricherò il video no, però A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, comunque la scritta che c'è lì, e sarà una bella sorpresa, ve lo assicuro. Comunque, le cose le ho dette, sì, il pagellino, e un'altra cosa, sì, tutte le profezie sono state avverate, Han Solo muore. Voto regia 9, non c'è mai stata una regia così, già perché George Lucas è un regista pessimo, come disse il buon Matioski, comunque la vecchia trilogia era vecchia e quindi aveva una regia basilare. Voto attori 7, alcuni sono monoespressivi, altri no, ma comunque voto sceneggiatura 7. 7 perché ci sono delle battutine qua e là che qualcuna funziona, qualcuna no, perché smorza troppo la tensione, soprattutto in alcune parti in cui magari muore un personaggio principale. Voto effetti 9, cioè questo non deludo, perché alcuni sono pupazzosi, altri no, ma non come nella vecchia trilogia che c'era, nella trilogia prequel che c'era Yoda fatto a pupazzo e tutto il resto CGI-oso, tutti quei personaggi là. Voto principale 9 più. Molti si domanderanno perché ti è piaciuto, non solo perché c'è quella cosa, ma è molto ma molto ben dosato, e J.J. Abrams
ora non ha deluso.